Ad inaugurare questa seconda edizione di Reflex ad Alba Adriatica la presenza di Diego Fusaro, insomma, tanti temi trattati in questa serata. Partiamo da un assunto con cui lei ha iniziato, insomma, le sue tesi, cioè quello della prevaricazione del mercato sulla politica. Sì, la globalizzazione potrebbe, a mio giudizio, essere anche intesa tra i molti modi con cui la si può inquadrare, come il rovesciamento del rapporto tra politica ed economia, tra Stato e mercato. La globalizzazione è il mercato che diventa la realtà superiore non recognoscence, cioè che si pone al di sopra anche dello Stato e anche della politica, rifunzionalizzando entrambi al proprio servizio. Era inevitabile, insomma, che durante questa serata si tornasse a parlare di questo periodo particolare con la presenza del virus. Anche qui lei ha parlato di capitalismo terapeutico. Sì, a mio giudizio quello che sta avvenendo è un momento di riplasmazione autoritaria del capitalismo che si avvale dell'emergenza sanitaria per imporre una nuova razionalità politica emergenziale che in nome dell'emergenza limita e comprime le libertà e i diritti e quindi dà una svolta autoritaria al capitalismo. Che autunno ci aspetta? Insomma, si sta delineando, insomma, una stagione autunnale piuttosto controversa, con delle posizioni anche diverse nella società italiana, dal punto di vista della politica, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista anche dell'eventuale scontro sociale che si evoca più spesso. Mi sento ragionevolmente di dire che non mi stupirei se in autunno si tornasse a una fase 1. Che non deve necessariamente essere del lockdown integrale di marzo e aprile, però potrebbe essere con un inasprimento delle misure emergenziali. Assessore, allora, tanta preparazione, questa prima serata si è appena conclusa, facciamo un bilancio di questo primo appuntamento. È stata una bellissima serata che ha visto un'ampia partecipazione, di questo sono molto soddisfatta. Ringraziamo il professor Fusaro che si è aperto anche al dibattito successivo alla sua relazione. C'è stata molta partecipazione e molti giovani e questo ci fa davvero piacere. Questa era anche proprio l'idea, in pieno stile Reflex. Dopo la relazione c'è stato un dibattito, molti hanno partecipato. Ringraziamo anche il relatore che ha risposto e si è dato tanto al pubblico. Ricordiamo il prossimo appuntamento sempre qui a Villa Flaiani il 12 agosto con il professor Gianfranco Pasquino. Poi invece ci spostiamo il 19 agosto in Piazza del Popolo con Umberto Galimberti per terminare sempre qui a Villa Flaiani il 27 agosto con Ivano Dionigi.